Siamo oggi indebitamente indotti a pensare che la filosofia debba per sua natura tenersi a distanza di sicurezza dalla politica e che la vera filosofia, in quanto tale, sia tanto più autentica quanto meno sia, potremmo dire così, immischiata nelle vicende mondane della politica, come se appunto fra le due dimensioni, filosofia e politica, si desse una strutturale incompatibilità. Non era così naturalmente per i pensatori greci e per Platone in primo luogo, ma non soltanto per lui, se consideriamo il fatto che tutti i cosiddetti sapienti, che impropriamente vengono chiamati presocratici e che più appropriatamente Martin Heidegger chiamava pensatori dell'origine, erano per loro stessa natura uomini politici che tenevano indissolubilmente intrecciate fra loro la dimensione della riflessione filosofica e della riflessione politica, tentando anzi oculatamente di utilizzare il sapere filosofico per dare giuste leggi alla polis. Non a caso molti di essi, ad esempio Parmenide, erano dei nomoteti, degli istitutori delle leggi per la città, o addirittura nel caso di Eraclito erano commentatori filosofici delle leggi della loro città. Il Perifusios di Eraclito, non a caso, si pone come una vera e propria trattazione filosofica delle leggi della città di Efeso, come recentemente aveva mostrato molto bene Capizzi nei suoi testi. Questo vale a maggior ragione per Platone, la cui vocazione politica è una costante nella sua produzione, ma che soprattutto nei 10 libri della Repubblica, ma poi anche nelle leggi naturalmente, affiora in primo piano con incredibile chiarezza di profilo. Limitandoci qui ad alcune riflessioni estemporanee, necessariamente impressionistiche, per adombrare la centralità della riflessione filosofico-politica nell'opera di Platone, prenderei le mosse dall'incipit del primo libro della Repubblica, che è un vero e proprio messaggio che testimonia della necessaria vocazione politica della filosofia in quanto tale. La prima parola con cui si apre il dialogo platonico è un verbo, kateben. Socrate inaugura così la discussione nel primo libro della Repubblica, kateben, che letteralmente vuol dire io scesi, perché appunto Socrate racconta di quando il giorno prima scese dalla parte alta della città verso il Pireo, il porto di Atene, che stava in posizione declinante rispetto alla città e che necessitava appunto per essere raggiunto di una discesa verso il basso. Ora, questo verbo kateben è tutto fuorché estemporaneo e, come recentemente ha mostrato in maniera efficace Vegetti, Mario Vegetti, ha una valenza fortemente simbolica nell'immaginario greco, se consideriamo che katabasis era stata per l'immaginario greco la grande discesa compiuta da Ulisse nel mondo dei morti. Ora, qui il fatto che Platone inauguri la discussione per bocca di Socrate con questo verbo, kateben, che richiama nella memoria dell'uomo greco la grande katabasis di Odisseo, è significativo. Socrate ci sta dicendo che è sceso al Pireo per discutere di questioni politico-filosofiche, e in particolare, come sappiamo, il primo libro della Repubblica, che forse in origine doveva essere un libro a sé stante sulla giustizia contro Trasimaco e che poi venne a costituire la prima parte del più ampio corpus della Repubblica Platonica, ha appunto come finalità una trattazione politica, il tema della giustizia da un punto di vista politico. Perché allora una discesa, che non è soltanto la discesa materiale verso il Pireo, verso il porto di Atene, è invece una discesa simbolica e metaforica, con la quale Platone ci sta segnalando che il filosofo deve ridiscendere nell'ade della polis, non può starsene en tois uranois, nel cielo iperuranico della riflessione astratta e disincarnata dalla realtà concreta. Il filosofo che pure contempla e ha a che fare con le realtà celesti, ta en tois uranois, le realtà collocate nei cieli, il modello celeste, il paradigma in cielo, come Platone qualifica la sua città ideale, la Callipolis, a cui qui si ispira nel tratteggiare la città quale deve essere, questo è il progetto della Repubblica. Ebbene, il filosofo che contempla la realtà com'è in sé,
deve poi di necessità ridiscendere in quel vero e proprio inferno, intessuto di passioni, di egoismi, di malignità, che è l'Ade della polis, la realtà concreta e intessuta di conflitto che è la vita sociale e politica della polis, all'interno della quale il filosofo deve permanere, cercando con la propria riflessione di dare un giusto ordinamento alla città, che è quanto Platone stesso prova a fare nella Repubblica, intesa appunto come un modello ideale in nome del quale modellare la realtà sociale e politica del proprio tempo, il paradigma in cielo, come lo chiama Platone stesso, è tale appunto da richiedere una catabasis, una vera e propria discesa nell'Ade della politica. Appunto, proprio ieri scesi al Pireo, dice Socrate, inaugura così, potremmo dire, la discussione sul tema della giustizia, adombrando la necessaria politicità della riflessione filosofica. È significativo, dico ancora, questo verbo kateben, che richiama nell'immaginario la catabasis, per il fatto che nell'impianto del libro della Repubblica, o meglio dei 10 libri di cui consta la Repubblica, il termine catabasis tornerà a riecheggiare, in particolare, come sappiamo, nella trama del famoso mito della caverna, al centro del libro settimo della Repubblica, in cui Platone, come è noto, descrive simbolicamente il doppio movimento che deve compiere il filosofo, in particolare ha in mente Socrate, naturalmente, il movimento di anabasis e di catabasis, cioè di salita e di ridiscesa. Il filosofo imprigionato sul fondo della caverna, qualora riesca a liberarsi, ad affrancarsi dalle catene che lo tengono in cattività sul fondo della caverna, nella falsità organizzata delle ombre ideologiche che non gli fanno conoscere la realtà vera, qualora riesca ad affrancarsi dai ceppi, deve risalire, compiere cioè la anabasis, la salita verso il cielo, contemplare la realtà quale effettivamente è, la realtà reale, potremmo dire, sottratta al gioco, al vitreo teatro delle apparenze, delle illusioni, e poi una volta che l'abbia contemplata non può goderne in pacifica solitudine, ma deve anzi compiere una nuova catabasis, deve ridiscendere dai propri compagni, mosso a compassione, dice Platone, e tentare lì di liberarli, di ricondurre anch'essi verso la verità. Cioè il gesto della filosofia è un gesto che libera, sia in senso simbolico, metaforico, dagli inganni e dalle illusioni, sia in senso reale, materiale, dalle catene che tengono prigioniera l'umanità. Il compito del filosofo è, ancora una volta, ineludibilmente anche politico. Deve ridiscendere nell'ade politico e cercare di condurre fuori i propri compagni, i propri soci nella razza umana, potremmo dire. Deve guidare l'umanità fuori dalla caverna in cui essa è imprigionata. Appunto, deve compiere una catabasis. Non può gioire da sé, in autonoma solitudine, delle realtà che ha contemplato. Deve tradurre nel mondo concreto, politico, in tessuto di scontri e di conflitti, l'Ade, appunto in cui era sceso Odissio, in cui è chiamato anche a scendere il filosofo, deve condurre la verità in quel mondo e cercare di modellarlo secondo la luce dell'ideale, secondo il paradigma in cielo. Ben sapendo, ed è questa la vicenda di Socrate che Platone ha bene in mente, che ciò costerà al filosofo anche la perdita della propria vita, la dichia massima subita da Socrate, l'ingiustizia pagata sulla propria carne viva con la vita. Quando Socrate, nel mito della caverna, compie la propria catabasis, i compagni, anziché accoglierlo come liberatore, lo percuotono e lo mettono a morte. Immagine splendida di come gli uomini, ieri come oggi, siano cultori ignari della propria schiavitù e lottino in difesa delle loro stesse catene, rivoltandosi non certo contro il potere, ma contro gli eventuali liberatori. Quindi appunto il filosofo compie la catabasis, la filosofia è inequivocabilmente politica, la filosofia deve trasformare l'ordine delle cose, deve governare l'ordine della polis. Vi è tra gli innumerevoli altri passi in cui affiora nitidamente questa vocazione politica
della filosofia per Platone, un altro, almeno un altro che vorrei rapidamente citare e che è estrapolato questa volta dal libro quinto, in particolare 473 di e seguenti, in cui Platone, per bocca di Socrate sempre, prova a tratteggiare le linee essenziali che devono guidare l'operato del filosofo. E così scrive: «Caro Glaucone, iniziai, non ci sarebbe tregua dai mali nelle città, e forse neppure nel genere umano, e direi di più, quella stessa costituzione che andiamo delineando non metterebbe radici fra le cose possibili, né vedrebbe la luce del sole, se prima i filosofi non raggiungessero il potere negli stati, oppure se quelli che oggi si arrogano il titolo di re e di sovrani non si mettessero a filosofare seriamente nel giusto modo, così da far coincidere nella medesima persona l'una funzione e l'altra, ossia il potere politico e la filosofia, e da mettere fuori gioco quei molti che ora perseguono l'una cosa senza l'altra». È un passaggio giustamente famoso in cui Platone mette in luce la necessità per chi ha il potere di essere filosofo e per i filosofi stessi di prendere il potere. L'idea cioè della filosofia sul trono, in grado appunto di governare con cognizione di causa l'andamento della polis. Un passo giustamente famoso, ampiamente esplorato e commentato dalla tradizione, del quale vorrei semplicemente sottolineare un aspetto che qui è coerente con quanto stavamo poc'anzi dicendo, e cioè il fatto che la filosofia può esistere sempre e solo nello spazio concreto della vita politica, dalla quale non può fare astrazione, ma nella quale soltanto può esistere esercitando la propria vocazione di direzione e governo della polis stessa. Spesso gli interpreti hanno interpretato giustamente questa dichiarazione platonica come la necessità per chi detiene il potere di avere una vocazione filosofica, il che naturalmente è giusto, nonché lampante da questo passo appena letto. Ma vi è un secondo aspetto che merita di essere sottolineato e che meno spesso è stato adombrato dalla critica, e cioè il fatto, qui chiaramente espresso da Platone, che anche i filosofi debbono di necessità far valere una vocazione politica. Così come chi detiene il potere non può non essere filosofo, analogamente, per converso, dice Platone, chi fa filosofia non può non fare anche politica. Non può esistere, cioè, una filosofia disincarnata rispetto alla vita concreta nella polis. Dice appunto Platone, come abbiamo visto, sì da far coincidere nella medesima persona l'una funzione e l'altra, ossia il potere politico e la filosofia, e da mettere fuori gioco quei molti che ora perseguono l'una cosa senza l'altra. Cioè appunto bisogna mettere fuori gioco quanti hanno il potere e non la filosofia, ma anche quanti usano la filosofia senza avere una portata politica. Fanno cioè valere un uso degenerato della filosofia perché è privato della naturale vocazione politica della filosofia stessa che, come ci insegna Platone fin dal primo libro della Repubblica, implica sempre per sua stessa interna necessità il gesto socratico della catabasis, della discesa nel mondo infernale dei conflitti, dei contrasti, delle contraddizioni della concreta vita politica della città.